Il quotidiano locale si occupa da diversi giorni del discorso ronde. Ieri noi abbiamo sentito il sindaco Cisint di Monfalcone, in verità eravamo presenti a Monfalcone per altri argomenti, però è stata anche un'occasione per fare un po' il punto allargando il bacino d'utenza, non soltanto a Trieste. Oggi leggiamo Comune di Sant'Orligo, la presa di posizione del sindaco Sandy Klun, che dice: se i ragazzi di Forza Nuova verranno da noi a controllare i confini, noi chiameremo la polizia. Ma Sindaco, perché vogliono essere portati, perché Klum vuole essere portato via dalla polizia? No, questo me lo deve dire lei. perché deve sapere, cominciamo da qua se vuole, se Era uno vuoi. spunto, No, no, ma se però. vuoi io posso solamente ricordare, c'è stato un battibecco molto forte tra me e il sindaco Klum, che è una bravissima persona come uomo, ma sicuramente impreparato, e una grande, mi duole dire questa cosa qua perché oltretutto è un amico, ma ero certo che si sarebbe attivato in maniera diversa in questi anni a Sant'Orligo della Valle, Dolina. Così non lo è stato. Io adesso voglio ricordare semplicemente, tra le tante cose, ho ricordato un battibecco che abbiamo avuto questo inverno, nel quale io avevo fatto presente che questo fiume di persone che passa per il comune di Dolina e per tutto il Carso, con logicamente ritrovamento di indumenti, di documenti a centinaia e centinaia, le persone che povere, perché sono dei disgraziati, questi qua non è che sono dei criminali o altro, ma sono dei disgraziati, però non hanno titolo e diritto di rimanere qui da noi e passare da noi e creare i problemi, ma anche semplicemente visivi. No? Perché l'accoglienza significa sì aiutare le persone, ma devono avere tutti quei requisiti che questi qua non hanno. E quando nel momento in cui ho detto guarda che sono una serie, tantissimi abitanti, residenti del comune di Sant'Orligo, lasciamo stare Trieste, ma sono anche consigliere comunale di Sì. Sant'Orligo, mi sono permesso di dirgli questo. E lui, sbeffeggiandomi sul giornale, mi dice ma dove vedi tu queste persone? No? Sono aliati, sono documenti, quindi o comunque articoli di giornale. Sono venuto a sapere che lo stesso sindaco si è rivolto a Roberti per affrontare questo problema, no? Perché il problema in realtà è sentito. Poi il discorso delle ronde, dico, sappiamo perfettamente che certe realtà non sono fuori legge. Bisogna capire come queste persone si presentano. Da parte mia, sono sempre stato contrario a una certa forma di presenza di ronda, perché può ricordare, in queste terre ricorda anche in maniera sinistra queste cose qua. Però va anche detto che i cittadini non ce la fanno più, no? Perché se noi, come ha detto Di Piazza, se noi avessimo affrontato il problema, no? Invece dei signori della Caritas e il signor ICS fa pensare che questi qui possono arrivare in una cifra incredibile, noi non siamo in grado di assorbire tutta questa realtà. Dico, le ronde, io credo che i cittadini dovrebbero in qualche modo infiltrarsi tra queste persone e assieme, perché è una realtà di supporto alle forze dell'ordine, voglio ribadire che queste ronde non devono essere ronde di nessun tipo, salvo che prenda atto e vedere e telefonare nell'ipotesi che ci siano certe problematiche alla polizia e alle forze dell'ordine. Ribadisco oltretutto che però devo riconoscere, ringrazio il vice sindaco Polidori perché secondo me quello che ha fatto, ha esposto la sua persona, non nell'essere un sceriffo, ma dare decoro, cioè cercare di dare decoro alla sua città. Lui è stato eletto, come tutti quelli che sono stati eletti nelle istituzioni, a rispondere e dare risposte ai cittadini. Buongiorno Marco, Buongiorno. prego. Ah, sì, perché prima era una signora, se vedi che la stessa età, scusate, ma un saluto anche a Sloca. Ciao, ciao E Marco. no, io non voglio entrare, volevo solo far così, in maniera asettica. E così dire una cosetta, abbiamo fatto un post sulla nostra pagina in cui abbiamo messo a Mary e Ciotti, i famosi nostri
cronisti della TV, e abbiamo scritto tutto l'avvistamento minuto per minuto. Allora riceviamo, perché possiamo scriverlo dato che comunque Facebook è pubblica, leggiamo praticamente quanto abbiamo ricevuto da ieri ad oggi. Dunque, Arianna, ometto i cognomi logicamente, Gulotta, e anche tranquillamente da via Flavia, penso dalla Varosanda alle 6 di mattina, Dario e Valentina, visti sabato mattina scendere strada di Basovizza e Pezza Damiano Chiesa. Maddalena, se passate dalle 2 alle 6 di mattina circa in zona Domio, stessa cosa, alcuni giorni di più, altri di meno. Anna, verso la 1.30 si incontrano lungo la strada di Basovizza gruppi, possibile che come li vedo io, chi di competenza non li vede. Marino, passano per strada di Basovizza, direzione città di Trieste, denunciato alle forze dell'ordine due volte. Nivea, questi gruppi passano anche giù per via Pagliericci, le scalette, ho avvertito chi di dovere, non ho saputo niente. Questa praticamente sono solo praticamente le segnalazioni di cittadini che ci sono arrivate, tra parentesi le abbiamo anche confutate perché c'erano arrivate prima, per cui praticamente lascio a voi ogni commento. Evidentemente qua siamo di fronte, come al solito, che i cittadini sono pazzi, hanno questa sensazione di pericolo, non è vero, eccetera. Questi sono dati di fatto che sono stati scritti e penso che la nostra rubrica, chiamiamola come tale, si riempirà praticamente giornalmente. Ecco, tutto qua, e vi lascio a voi il commento, grazie. Buongiorno. La Lega aveva istituito le ronde a suo tempo con l'assessorato della Seganti. Poi anche in quel caso là veniamo imbeccati dalla politica, da questo marciume, e devo dirlo, vergognoso, tipo un acaro che colpisce chiunque non la pensi come il PD. Questa è una cosa vergognosa. Invece di aiutare questo momento, questi acari saltano su di noi e cercano di bloccare quello che noi cerchiamo di fare. Noi non facciamo con la forza assolutamente niente, stiamo cercando di dare una regola che è per legge, è una regola, per noi non esiste. Pensate che se voi venite arrestate, venite fermati in Slovenia senza un documento, voi vi fate 12 ore di commissariato. No, non è possibile che da noi si possa fare tutto, cioè è una vergogna questa qua, no? E poi che mi venga il prefetto a dire, piuttosto che altro, che vale tutto, e no, e non vale tutto, perché sono certe regole che bisogna rispettarle.